Sempre a tutti poveri. 13 anni. Beh, in Russia. Ciò che gli capitava. Mi aspetto che siano ricchi, no? Assunto. Ah, ma che palle sta storia dell'uomo, del ragazzino povero. Degli squat con una barra. Ecco che c'ha il giardino, la casa, i bilancieri, i dischi, i fermadischi. Salve a tutti amici ed eccoci qui a una video reaction nuova, stavolta la facciamo dalla TV, semplicemente per comodità. Parleremo di Anatoly Vladimir Shomdenko. Gaggi, aiutami tu, non so come si pronuncia. Shomdenko. Intanto, per iniziare, Marco, conosci questo personaggio? Me ne hanno parlato e poi ho visto i suoi video, è saltato comunque anche della mia homepage, non ho mai visto i video di mia volontà, però me ne hanno poi consigliato. Un vecchissimo sketch che facevano anche ai cabaret del mare in campeggio, c'era il cabaret serale, c'era lo sketch del palestrato che alzava pesi fenomenali, poi passava la donna delle pulizie, con una mano alzava il bilanciere e con l'altra scopava sotto il pavimento. Quindi trattasi di un prank, uno scherzo, che lui praticamente si traveste. Non muore mai, questo è un formato che non muore mai, prendere per il culo i palestrati funziona sempre perché la gente non vede di buon occhio ancora oggi la palestra, si considera una cosa per forse esaltati o per persone che devono compensare qualche altra problematica fisiologica. Esatto. In ogni modo, prima di iniziare faremo un'introduzione usando il buon Flavio Raponi che ci ha fatto una reaction. TG Raponi, una garanzia. Vladimir parla russo, quindi è un video che praticamente non dovremo ascoltare ma solamente commentare. Però almeno lui ci dà un commento audio e dato che Flavio è bravo a fare questi tipi di video, anche perché lui mi ha detto massima resa, minimo sforzo. Sono a casa mia, nella mia cuccia, in Svizzera, col mio film, il mio video 1080p, cappellino, video. Poi, fatto. Non paga il videomaker, probabilmente li monta lui stesso, mentre noi, poveri stronzi, dobbiamo arrangiarci. E allora ho detto, sai che faccio? Sfrutto Flavio, così, massima resa, minimo sforzo. Il lavoro lo fa lui. Di sfrutti, lo sfruttatore di tempo. Esatto, bravo. Dato che lui prende canali alternativi, noi prendiamo lui come alternativo. Comunque, complimenti, perché fare tutte le visual che fa Flavio, con sì, così sì, no, infatti poco... Flavio, ci tengo a precisare che ti ringrazio per questa condivisione, ti reputo bravissimo, anche se non mi iscrivi da un mese. Magari sono cazzi vostri, però facciamo questo video, dai. Parliamo di Anatoly Shomdenko, alias Anatoly, l'uomo delle pulizie. Ragazzi, benvenuti in questo nuovo episodio estremamente richiesto perché sto tizio ha fatto il boom sui social media, lui più conosciuto come Anatoly. Lo conoscete, inutile che ve lo presento. Comunque, questo è il suo Instagram. 3.3 milioni di followers. È diventato super conosciuto perché lui si immedesima in questo personaggio, ovvero un addetto alle pulizie, e va a spostare carichi di persone due volte più grosse di lui. E lui non è che dice che c'è un fisico enorme, ma ha una forza spropositata sto tizio. Questo è lui agli inizi, eccolo qua. Lui è ucraino, proviene da una famiglia molto povera e questo è lui che si allena in giardino, questi sono i suoi primi allenamenti, suppongo. Ha iniziato a giocare sempre a tutti poveri, 13 anni. Beh, in Russia ciò che gli capitava. Mi aspetto che siano ricchi, no? Assunto. Ah, ma che palle sta storia del ragazzino povero, degli squat con una barra. Ecco che c'ha il giardino, la casa, i bilancieri, i dischi, i fermadischi. Vedeva la passione di questo ragazzo. Comunque è giovane, 99. 99 è alto, 1,80, pesa 83 kg, HP più 3. Quindi. Beh, ci sta. Cioè, con quel tiraggio. Su cui è natural, momento fisico suo, eccolo qua. Natural lo dice lui, giustamente, non siamo sicuri, no? Non è perché ha il fisico natural, deve essere natural. Fisico a 360 gradi, che adesso vi dirò il perché. Sto tizio non solo è forte, ok? Prima di andare, dai, guardiamoci qualche video suo. Ecco perché è diventato conosciuto sto tizio. Molti di voi sicuramente avranno già visto questi suoi video, quindi si immedesima in questo personaggio. Vabbè, ma alla fine quando sta alzando? Di questi cari. Beh, solito giochino del bilanciere con una mano, saranno 80 kg. No, mi sembrano meno, eh. No, forse sì. Sì, sì. Vabbè, un rematore con tanta. Ma potrebbero anche essere dischi finti, potrebbe essere anche una cosa preparata. Ma infatti, ragazzi, voi date per scontato che questo video sia vero. Cioè, non è detto, eh. Un genio.
Un altro video, tacco molto pesante. Anche qua, solita storia. L'uomo con la scopa. Suppongo siano tutte pizze da 20 kg, quindi un bello sacco pesante. 4, 5, 220. No, non sono tutte uguali queste pizze comunque. Ci fa un bel sumo deadlift, come se fosse... Sumo deadlift era imbalzato però. Questo è Vladimir. È un genio, ragazzi. Questo è un genio dei social media. Il bello è che lui in Russia era super conosciuto, però visto, dato che è scoppiata la guerra, lui ha dovuto scappare e quindi è andato a Dubai. Ha dovuto ricominciare da zero. In Russia era estremamente conosciuto. Scappato a Dubai? È ricominciato da zero. Perché scusa, in Russia è scoppiata la guerra, cosa è russo, mica è ucraino? Vabbè, non è economicissimo vivere a Dubai. Sì, ma perché scappare dalla Russia? Cioè non è che dici lui era contro di lui. Poteva essere reclutato a combattere. Ah, per quello dici? La guerra? Alzate. Uno così forte, giovane, tante, abile, arruolato in poco tempo, da parte di risulta. Finito, molto bello e come detto secondo me è 100% un altro. Il tizio si è allenato da tantissimi anni, io ho un ottimo regime alimentare, lo sto seguendo su Instagram da un... Quindi insomma è un atleta tutto tondo, non è solo un powerlifter, perché vedo che fa muscle up, push up. Sì, versatile, ben allenato. L'atleta non mi ha ammazzato nei commenti perché non solo fa powerlifting, lui ha anche avuto successo nel powerlifting. Ah, guadagnato un po' di birra, un goccetto. Grazie. È anche bravo nel calisthenics, fa anche molti circuiti, quindi ha un buon cardio. Ecco perché voglio dire che questo qua è veramente un fisico a 360 gradi, molto atletico, una BF. Io non credo però che siano prank veri, cioè è possibile che va in tutte palestre in cui c'è sempre uno grosso che solleva grossi carichi? Cioè non è così semplice. Questi sono video di intrattenimento, potrebbe darsi benissimo che lui si fosse messo d'accordo con tutti gli uomini e le donne presenti nella palestra e abbia fatto delle cose preparate tipo, da tempo prima. Prende un bombato e dice oh, fai un po' di chili, arrivo là ti sollevo, anche perché... Anche perché c'è uno che riprende, la telecamera non è fissa, la telecamera non è fissa, si vede esatto. Benissimo che ci sono dei tremoli, non è fissa l'inquadratura. Sì, 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 ma infatti... Non mi stupirei se fossero tutti consenzienti, d'accordo, se la cosa fosse preparata a tavolino tempo prima. Cioè alla fine questo tizio ha fatto dei video anche con Lee Wills, poi si traveste anche da... sia da Bianchi, istruttore, fa il vecchio, fa vari ruoli. Questo tizio, a volte mi chiedo perché non puoi anche tu, amico, ti resti col parrucchino e vai a fare i prank, però... Cioè, l'hai io già no. Fatto, mi pare. Sì, però no. Allora, il problema è questo, ci vuole intanto un complice, perché non è che io possa entrare nella palestra, far finta di fare le pulizie, devi capire, il proprietario deve essere d'accordo. La gente deve sapere che c'è già uno che pulisce, perché se io vado tipo alla Dom's Gym e arriva uno che pulisce con il fustino, sì, lo Swift, quello che sia, cioè, dico, ma chi è questo? Perché hai portato questo tizio? Deve essere una palestra molto grande, dispersiva, per cui ci può stare, ma... Ci vogliono complici dentro, ci vogliono complici fuori. Poi devi essere sicuro che sia l'orario in cui ci sono determinati tizi che fanno stacchi pesanti, certo. Sennò non è che vai lì a prendere il manubrio a uno. Sì, se vai alle 7 di mattina non trovi questa gente qua. Quindi secondo me ragazzi, almeno in Italia e almeno nel mio paesino, a meno che non è una grossa palestra e grossi complici, non è molto fattibile. E poi dico, ma questo tizio c'ha quanti milioni di follower, non si sa, 4, 5, 13, non lo so. Ma una volta che è così virale, cioè lo riconosci, no? Appena vedi un tizio vestito in un certo modo, capisci, questo qua è Anatoli. Ma lui potrebbe aver fatto una scarica di video girando nello stesso periodo tante palestre. Vero. Prima che magari si sposta di città in città, magari. Si viralizzasse. Ma così finisce tutto l'effetto, lui vedo che continua a produrre. Ha fatto un tour, secondo me, in tempi molto ristretti, facendo tanti video in consecutiva, per girando tante zone diverse, prima che la bolla scoppiasse. Adesso è virale, appena entra sto qua in qualunque palestra, penso d'America, lo riconosci subito. Beh, ha detto che sei a Dubai, quindi non sei in America. Sì, da Dubai, scusa, da Dubai. Che cavolo devo dire, cioè è un powerlifter che per la sua stazza tira grossi pesi. Non è molto strano che un piccoletto faccia pesi allucinanti, che poi se noi confrontiamo i massimali di un powerlifter agonista d'elite con i pesi medi della palestra, è fattibilissimo. È come se io che faccio 2 domande di stacco devo andare a giocare con 200, non ho problemi, no? Adesso mi pare che lui faccia intorno ai 300 di stacco, adesso non conosco i suoi massimali, quindi non ci vedo niente di estraneo. Vero anche che se chi non è nel mestiere sta lì in palestra grosso, si vede arrivare questo, è come nel video di stacco di Picci, no? Che fa 190, non li fa, arriva la ragazzina, lei fa 170, no? Potrebbe essere la stessa cosa, no? Però non è perché lui è super forte, è che loro sono anche super scarsi in questo caso. È tutto un connubio, è un connubio di cose. Lui è sicuramente un atleta molto rodato, molto esperto, va nella palestra con gente che ha poca esperienza nel mondo della forza e fa gli stacchi per pompare la schiena magari. Lui sa addirittura
a staccare in sumo e a dimestichezza con i massimali, il gioco è fatto. E poi più che altro lo vedo fare stacco, per lo più non vedo fare tanto squat e punk. Ovviamente non è così forte da poter fare i carichi. Infatti, ma certo, la punk con i manubri da 40 kg per mano, poi fai gli stacchi pesanti, non si vede punk col bilanciere più di tanto, mi pare, anzi neanche uno l'ho visto io. Non si vedono squat profondi, ma poi l'effetto scenico è anche bello così, lo squat non è molto spettacolare. Cioè il punto è, se sono messi d'accordo è semplicissimo, possiamo ricrearlo anche noi. Andiamo in una palestra, ci fingiamo, lui si finge, che ne so, un muratore, io mi fingo un imbianchino, tu fai le lamitari, alzi 100 kg. Poi c'è anche il solito stormo di fighe, in cui vedi la fotomodella, quei leggings, chiaramente c'è sempre fighe davanti a lui. Se vuoi fare visual, gli ingredienti sono sempre quelli. Magari se le sceglie lui direttamente i personaggi. Beh, insomma, se vuoi fare un format vincente ti serve anche un po' di prezzemolo. Poi fa la pagliacciata del riscaldamento assurdo. Ah, qua c'è una panca piana col bilanciere. Infatti fa 80 kg. Ma comunque è un personaggio leggero, perché personaggio per fare il muscle leggero. Up sì, non sì, può essere sì, tanto sì, pesante. Sì. E lo stacco, come sapete, è la rivincita dei secchi. No, se sei secco con delle buone leve riesci a fare grossi chili senza avere grassi senza abbondanti masse muscolari, senza. Sì, sì, certo. Ma comunque fai i soldi 80 kg di panca. So. Sembrano stupidi tutti. Poi, vabbè, c'è sempre il solito la solita scena dell'ingenuo omino delle pulizie che fa la parte di quello caduto dal pero, quando in realtà è un atleta rodato, esperto e molto forte. Okay, formato immortale. Queste cose qua andranno sempre, andranno comunque, perché la rivincita del Davide contro Golia, l'uomo piccolo che con l'ingegno sconfigge l'uomo forte, e poi, come ripeto, una spruzzatina di passera, ecco, nel fondo, sullo sfondo vedete la donna che fa yoga con i leggings attillati. Avete fatto il format, ragazzi, io mi faccio un'altra birra. Ma poi dico, uno che deve andare a giro con uno Swiffer colorato, sì, con un abito che è anche lucido, sembra, cioè si vede che è un spettacolare costume. Infatti sembra un Ghostbuster, sembra i Ghostbuster del film degli anni 80, quando c'erano le tute che erano bianche, peraltro. Comunque una divisa che lo caratterizza moltissimo, con lo scopino in mano, è perfetto. Il personaggio è molto ben costruito, agita lo scopino arcobaleno finché c'è questo signore in canottiera che si sforza. Qua è in un box di CrossFit, questa è una donna molto corpulente, molto muscolosa, e lui fa la parte di quello che deve erudire tutto il box. Film noioso comunque. Video infatti vedo che sbadigli da mezz'ora, ci sarà anche un motivo. Non lo so, non... Video reaction, la reazione che lo fa sbadigliare, questa è la reaction dei video. Io poi neanche li guardavo. Comunque, Vox Populi, Vox Day, ce l'avete chiesto, la nostra reazione, lui sbadiglia, io mi sto per fare la seconda birra. Victorinox. Non c'è un cazzo da vedere. Coltelleria svizzera. Infatti lo stesso Raponi ha fatto poche visual, quindi ci avete chiesto un video di Anatoly che sinceramente secondo me non fa un cazzo. Forse noi in Italia non capiamo questo umorismo, non lo so. Io queste cose qua le vedevo da ragazzino al campeggio con gli sketch. Allora, è bello la prima volta che lo vedi, perché comunque è una novità. Però poi che ripete sempre la stessa cosa, è sempre quello. Ma poi ha fatto anche un altro formato, infatti, sto qua per riciclarsi, dell'istruttore nerd con gli occhiali grossi come due fondi di bottiglia, la polo bianca, i sandali da Giulio Cesare. Però da un russo non me l'aspettavo questo umorismo, in particolare. Non so se sia russo o ucraino lui comunque, non vorrei dire una stronzata perché non so. Qual è il problema? No, sono due paesi che hanno un attimino di contrasti, mi pare, a livello così. Sbaglio, il nome mi sa di russo. Smodenko no, Vladimir. No, Smodenko c'è la KO finale, spesso sono ucraini. No, Vladimir Putin si chiama Vladimir, come Putin, è russo. KO finale, KO come Emelianenko, come Vitali Klitschko, Smodenko deve essere ucraino. Questi? No, ma io nella mia lunga carriera, che tu non puoi neanche sognare, ho allenato russi, ucraini, conosco un po' le differenze. Sì, omosessuali, omosessuali, prostituti. Io alleno anche omosessuali, alleno anche trans, chiaro che li alleno, punto. Neri, punto. Mulatti, cioè, assolutamente cinesi, sì. Tutte le razze, insomma, no? Ma io ho lavorato in catene, in palestre, catene, SPA. Catene. Le catene le mettevi ai neri, dove le mettevi? Che cazzo? Catene nei neri. Ma sei stato traccia, tu sei un razzista che lanci le banane, che impermalisci, che bullizzi nei supermercati personaggi di YouTube di colore. Chi avrei cosato io? Chi avrei impermeabilizzato? Non ho capito. Ma tu non hai per caso assalito un innocente YouTuber di colore nei bagni di un supermercato? Ed è fare la spesa, è uscito questo YouTuber nero e tu l'hai assalito con battutine a sfondo razzista. Io gli ho detto, io gli ho detto, perché stai così incazzato nero con me? E lui, mi hai preso amico, mi hai preso! Tu hai preso mio padre! Così mi ha fatto.
Io invece sono di mente aperta, io sono una persona più liberale, invece becero, italiano, small minded che ce l'ha con i neri. Pensa che poveretto, cosa hai mai fatto? Cosa ti ha mai fatto i neri, poveretti? Eppure tu. Non mi hanno fatto niente, Marco. Se non fosse che lei mi beccò con un nero a letto, perché giravoce, com'è che hai detto? Luigi Trotta ha detto che ha trotto a mare giravoce che la mia ex mi abbia beccato. Ma baciator non porta pena. Io ho sentito delle storie. Racconta cosa hai sentito di me. No, beh, sono di queste voci che girano in cui tu praticamente saresti stato beccato in flagrante dalla tua ex moglie o la sua fidanzata, non lo so. Tu hai fatto appena in tempo a coprirti correndo 6 minuti per casa, il tuo ragazzo dell'epoca si è alzato. Mi ha beccato qui, in questa casa? Perché sì, sì, proprio eri in flagrante, stavi consumando un focoso rapporto, non so se è orale o cosa. Ma con un nero? No, no, con un ragazzo, penso, bianco. Adesso bianco? Non ho chiesto i dettagli. Caucasico, com'era? Ispanico? Sì, sì, caucasico, del posto, insomma, uno dei tanti che ti portavi a casa, così. Cioè, tu mi stai dicendo che io ho nascosto la mia identità sessuale, lei mi ha sgamato? Ma no, non lo so cosa avessi nascosto. E a quel punto mi ha cacciato di casa? Forse era l'ennesima volta che ti beccava e all'ultima era proprio stanca, magari avevi il vizio di girare in macchina e raccogliere magari anche anziani che poi ti penetravano, non lo so, ho sentito che l'ultima goccia che ha fatto traboccare sto vaso era questa, così mi hanno detto, ma io non ho certezze, non ho conferme. Ah sì? E se chiediamo a lei? Beh, adesso perdonami, non faccio da consulente coniugale, non so, aspetta. Certo. Chiudiamo questa parentesi adesso perché sinceramente mi cogli un po' impreparato e non saprei come commentare. Ma la birra è calorica? Beh, sì. Ma io devo rientrare in macro, quanto sto bevendo adesso? Se ricordo bene l'alcol fa 7 calorie per grammo. Quindi più o meno una bottiglia di Peroni, quant'è? Beh, parli con uno che non ha mai contato in vita mia le calorie. Infatti sei grasso. Parli con uno che non ha mai contato in vita sua, scusate. Infatti hai messo una panza da maiale, Marco. Come no? Parli con uno che non ha mai contato in vita sua le calorie, domando scusa. Qui abbiamo la panca piana con i manubri, 40 kg. Arriva, ecco, l'istruttore, quel carro. Capirai che scandalo. No, infatti non c'è uno scandalo, perché non me l'hai detto. Marco, direi che possiamo chiudere il video. Sì. Anatoli l'abbiamo descritto, mi pare, abbastanza bene. Abbiamo anche sfruttato il buon Raponico. Guarda, no, guarda, il cartellino, questo trainer. Il cartellino? Ma infatti più. Ma con la E, trainer con la E. Sì, ma infatti. Se torno indietro, aspetta un secondo. Ma ci fidiamo, Marco, capito? Cerca di trollarli pure con l'ortografia. Vabbè, comunque. Trainer con la E. Trainer con la E. Questo soggetto è molto simpatico. Personalmente credo che sia tutto finto, perché secondo me non si può realizzare tutte le volte in questo modo. Cioè, ha mille complici, perché non è possibile. Ma le quadrature zoomate. Ma a parte il fatto che avrà, vabbè, qualcuno del film ci può stare, ma secondo me. E poi una specie di porno star fa bilancieri. Sì, mette personaggi apposta, caricaturali, tipo il geniale, classico. Geniale. Il classico bodybuild e poi ricrea la scenetta. Per fare audience funziona. Per fare audience funziona. Ricrea la scenetta e via. Posso fare anch'io domani mattina, Non è un problema. Però voi volete cose vere e vabbè. Niente, ma che trainer con la E. Comunque, whatever it works, fatto le visual, ci ha fatto i follower, ci ha fatto business, suppongo. Noi non faremo un cazzo di visual, lo sai, con sto video? Vabbè, insomma. Ma al volo, visto che abbiamo interpellato Raponi, cosa ne pensi di Flavio Raponi? Ma è un telegiornale, una specie di novella 2000, sai, le riviste, quelle un po' di gossip sul fitness Marco, gossip. Ma se neanche l'alcol ti fa dire la verità, cosa ti devo dare? La droga? Cosa no. Mi hai detto in privati di Raponi? Cosa mi hai detto? Ha una voce che ha come se ci avesse due zucchine nel bocco. Come hai detto? Quello non è attinente al suo lavoro. No, è attinente perché vogliamo un momento verità. Di cosa pensi realmente di Raponi. No, perché secondo me ha qualche problema. La sale? Che panna, ragazzi. No, lo dico perché magari un po' di rinite. La rinite può magari chiudere un po' i canali. Pensi che sia causato dalle bombe? Ma no, ma che bombe? È natura? No, ma non lo so, non mi interessa, non lo so. Ma rispondi, Marco. Ma non l'ho visto allenarsi, non ho visto il suo fisico, non ho visto come. Tu hai detto che faceva 300 di stacco a cazzo di cane. Come hai detto? No, giravano voci. Che facesse stacchi da terra con dei pesi finti, ma io non ho nessuna conferma. Cazzo, come Anatoli, prank proprio. No, lo so, ma magari li ha fatti veramente, poveretto, e siamo qua a parlare del nulla, capito? Perché devi sempre dire due versioni della stessa? Ma non lavoro mica per l'FBI, che cazzo ne so, ma scusa. In privato mi hai detto un'altra cosa. Perché non descrivi le persone così come sono? Ma che cazzo dici? Che paura hai? Ma paura di che? Ma di se non lo so, cosa hai non lo paura? So. Di veramente quello che pensi. Ma paura di cosa? Mi hai detto un'altra cosa prima. Ho detto che secondo me ha dei problemi di rinite. Ma sei un caga sotto, Marco. Ma di chi? Cagali è proprio perfetto per il tuo cognome. Ma è il tuo di cognome, che il mio purtroppo me l'hanno rovinato. Il mio è Poliand, devo dire tanti uomini, Marco. Cazzo te. Il mio raccade Galli, casa dei Galli, e me l'hanno ridotto così. E mi pigliano anche dalle elementari, che mi pigliano per il culo. E invece ho la forza di tanti uomini, Marco.
e anche il coraggio di tanti uomini. Se poliandri è riferito a te, tanti uomini, se è riferito a magari coniuge, non è da stare allegri, però. Che senso? Cioè, se tu, ipoteticamente, tu sposi una donna, tanti uomini, cioè tu non sei l'unico che va con la, capisci, no? Cioè tu, tu sei uno dei tanti uomini che poi concupisce la signora, capisci? Sto ancora soffrendo per questo, Marco, ma perché mi fai questo? Soffro. Ritenuto come un esercizio che stimola il testosterone, a me è successo tante volte dopo lo squat di avere quasi una fame sessuale più alta. Sarà stato contento il tuo fidanzato? Bene. Può fare la trazione in ogni modo, può anche farla come nel crossfit, oscillando, che va benissimo. Però non è funzionale al carico 1 RM.